Ciao ragazzi, oggi vedremo come creare un suono interessante usando solo i synth di base della vostra DAW. Per questo tutorial utilizzerò Ableton Live 10. Andiamo subito a vedere. Il primo synth che voglio mostrarvi è questo qua. È un preset, si chiama Matrix Horn. Andiamolo a cercare. È un wavetable. Un brass che suona così. In realtà già sto synth suona da Dio. Però voi potete aggiungere degli effetti per creare un suono più originale, ecco. Cioè di base tutti possono accedere a questo preset, ma aggiungendo una catena di effetti come ho fatto io, potrete avere il vostro suono originale partendo da questo preset. Che quindi diventa così. Per esempio, ho messo il mono, quindi già non posso più fare l'accordo. Quindi partendo da questo, diventa così. Tutta un'altra cosa. Andiamo a togliere l'effettistica. Direi che di base qui non ho fatto nulla, se non aumentare un po' il rilascio e basta, il filtro è uguale, anche la matrice è uguale. Quindi ho cambiato fondamentalmente il rilascio e ho messo in mono con un po' di glide. Anche l'unisono è uguale, è tutto classic a tre voci, quindi direi che di base il preset è quello, tranne il rilascio e il fatto che l'ho messo in mono. Ma già aggiungendo ad esempio un distorsore. Anche questo è un altro preset, l'ho messo un po', ho abbassato il dry wet. Anzi, registro questa cosa così non la devo risuonare per sempre, che poi se ci fate caso è quella, assomiglia un po' alla canzone Nothing on You di Ed Sheeran. Quindi andiamo ad aggiungere gli effetti. Così è semplicemente il preset con quelle due modifiche che ho fatto. Una piccola autopubblicità perché è uscito il mio libro, il mio metodo di canto, e potete trovarlo su Amazon, il link è in descrizione. Qua aggiungiamo un po' di distorsore, che si sente. Reverbero. Tutti effetti stock di Ableton, quindi lo potete fare anche voi. Eco, questo effetto è strafigo, lo adoro. Chorus per dare un po' di corpo. Dry wet abbastanza basso. Compressore. Ed equalizzatore. Che fa poi la differenza sul suono alla fine. Ed ecco che è diventata totalmente un'altra cosa. Questo è originale. Questo è con le modifiche. Quindi vedete che aggiungendo una catena di effetti potete quasi totalmente distaccarvi dal suono originale e creare il vostro suono. Questo è un modo di lavorare, quindi prendere un preset come punto di partenza, poi editare sia sul synth, ma magari anche con l'effettistica appunto, per avere quel suono personale nei vostri mix. Un altro esempio invece lo volevo fare con un lead, che è questo qui. Wow! Che è il lead che ho usato nella mia canzone Volano Dentro con il mio gruppo SEA, siciliani emigrati altrove. Se vi va magari andate ad ascoltare. E per questo synth sono partito anche qui da un preset che è Dive Bomb, cioè alla fine parto sempre da un preset di base. Andiamolo a cercare, Dive Bomb, eccolo qui. Questo è il suono originale. Abbastanza secco, ecco. Quindi andiamo a vedere cosa ho fatto io. Ho aggiunto soltanto due effetti. Un compressore.
Ho aumentato l'amount di unisono con noise, quindi sentite che c'è un sacco di rumore in più. E poi fondamentalmente la roba figa è questo, è l'eco, cioè anche qui sono partito da questo preset per poi aggiustarlo un pochettino a mio piacimento. C'è un sacco di reverbero, c'è un sacco di feedback e anche un po' di modulazione. E questo qui è il ducking e il repitch. Se togliamo questi. Sentite, togliendo già questo diventa tutta un'altra cosa. Questa catena può essere anche invertita per dare un po' di sostanza in più ai dettagli dell'eco. La cosa figa poi è che potete usare un filtro per scegliere le frequenze dove far suonare questo eco. E quindi questo è un altro modo di lavorare, magari con un lead, per esempio. Mentre un altro modo ancora per lavorare, per rendere un vostro synth personale, potrebbe essere quello di prendere un synth come questo, lo rendete audio, ne prendete una piccola parte e lo trascinate su un sampler come questo, lo trovate qui, e ottenete una cosa del genere. Dopodiché avete le vostre zone e potete decidere un po' cosa farci. Io non ho preso ovviamente il sample da questo synth particolare, un altro synth ancora, una libreria Kontakt, però può essere molto utile per creare un altro suono originale partendo da una singola nota che poi viene repicciata dal sample. Questo qui l'ho usato come texture nel mio brano Cado a pezzi. Dove c'è una parte acuta, era un accordo di un pad, e una parte poi più bassa, fatta da un basso. Questo era usato come texture, ovviamente, non come parte principale, però comunque può essere un'idea da sviluppare per creare un altro tipo di suono originale, partendo da una cosa che già avete. Quindi nulla, queste sono un paio di idee per creare il vostro synth originale. Bene, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete se vi va, ma soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale perché sto pubblicando un sacco di queste cose che sicuramente vi piacciono perché siete rimasti fino adesso, quindi iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!